a tutti dall'Italia, ben trovati. Io sono Pasquale Di Matteo, critico italiano, ed è sempre un piacere presentare in questi video personali dedicati a vari artisti giapponesi per questa rassegna insieme ad Armezzo. E oggi ospito una bravissima artista, Kyoko Kaneko. Anche qui mi scuso sempre se la pronuncia non è delle migliori, perdonatemi. Kyoko Kaneko, vedrete delle opere passare, scambiarsi, apparire e poi svanire su questo cavalletto al mio fianco e vedrete, le vedrete appese sulla parete di questa ambientazione virtuale. Kyoko Kaneko è un'artista brillante, un'artista figurativa, ma è un'artista che attraverso la figurazione scava nel profondo dell'anima. Un'artista in cui la cosa più importante è sicuramente lo sguardo. È un'artista capace di catturare gli sguardi e attraverso gli sguardi capace di catturare quelli che sono gli elementi primordiali della persona, l'essenza di una persona. Sia che ella ritragga persone con kimoni tradizionali o abbigliati in maniera contemporanea, l'artista va oltre l'immagine, va oltre l'abito, va oltre quello che sono le fattezze del corpo, di un volto. Raggiunge l'anima proprio attraverso gli occhi, questa capacità di catturare gli sguardi, catturare le persone in momenti quasi sempre di pensiero. Le figurazioni di Kyoko Kaneko sono questi protagonisti sono sempre assorti a pensare, hanno di fronte un viaggio da intraprendere, hanno di fronte una scelta da fare. È una pittrice che potremmo definire una pittrice kafkiana, la paura del viaggio, quel viaggio che non si conosce, ma proprio perché non si conosce se ne ha paura. Ecco, Kyoko Kaneko rappresenta questo, la paura del viaggio. Non a caso i suoi protagonisti sono quasi sempre adolescenti, sono quasi sempre, spesso addirittura quasi bambini, che hanno di fronte la vita, come nel caso della ragazza posta adagiata su questa mappa di città con le scarpette in un angolo, no? Perché rappresenta da una parte quello che è l'amore per la danza, l'amore per quello che è l'arte, e l'arte, la danza viste come un sogno, come un'aspettativa, come un qualcosa, un punto d'arrivo, no? Una destinazione. E però ecco, in mezzo tra questo pensiero, tra le scarpette, tra quest'idea e la destinazione c'è in mezzo il viaggio. Ed ecco allora che scatta la paura kafkiana del viaggio, come raccontava il grande scrittore. E proprio Kyoko Kaneko riesce a replicare, a far vivere quel momento d'angoscia, di frustrazione, quasi ci fa vivere le emozioni, le sensazioni provate da queste figurazioni, la loro angoscia, la loro paura di vivere, la loro paura di partire, di mettersi in gioco, perché in fondo la vita è un mettersi in gioco. E questo è un discorso molto importante che fa l'artista, che va al di là della figurazione. Se notate tutte le sue opere, a parte l'opera del bambino seduto sul letto, le altre opere non presentano ombre, le figurazioni non hanno ombre. Questo non è un caso, nell'opera del bambino l'ombra c'è, quindi non è una dimenticanza dell'artista, anzi è un modo, è una peculiarità, fa parte della sua grammatica del colore, fa parte della sua sintassi cromatica. L'artista vuole rappresentare le figurazioni prive di ombra. Questo che cosa significa? È un concetto molto forte, è un concetto che va al di là della figurazione dell'immagine, scava nel profondo e arriva a dimostrare che ciò che conta non è la figura che stiamo vedendo, non è la ragazza col kimono, non è la ragazza con le scarpette, non è la ragazza seduta su questa poltrona trasparente con una città buia, che sembra la ragazza partita inizialmente con le scarpette, con il sogno della danza. E poi, se ben ricordate, nel sogno della danza, la città, la mappa di città era illuminata. Nella ragazza seduta su questa poltrona trasparente, invece, la mappa di città è buia, sembra quindi calata la notte, sembra quasi sceso, calato il sipario su quello che erano le speranze. Sembra che la ragazza dica: io non ce l'ho fatta. Ecco, quindi
La mancanza di ombre serve proprio a caratterizzare la persona, per andare al di là di quelle che sono le fattezze umane, la figurazione. Questa è una cosa che caratterizza i grandi artisti, gli artisti che sanno fare filosofia attraverso la loro arte, che si tratti di scrivere, di scrittura, letteratura, che si tratti in questo caso di pittura. Kyoko Kaneko ci fa pensare, ci fa riflettere, perché la paura del viaggio, vedete, non è soltanto degli adolescenti. Certo, gli adolescenti si trovano in una fase della vita dove davvero tutto è nuovo, dove non si ha esperienza e dove al di là della guida che possono e dell'aiuto che possono dare i genitori, i parenti più prossimi, chiaramente si è di fronte a tanti punti di interrogativi, non ci sono certezze a cui appigliarsi, non c'è un'esperienza di vissuto. Kyoko Kaneko ci fa vivere quell'angoscia, ma la paura del viaggio è una paura che accomuna tutti noi, anche da adulti, a qualsiasi età. Ci sono spesso delle persone che sono scontente della loro vita, perché magari lavorano in ambienti che non piacciono, perché conducono vite che preferirebbero abbandonare e fare dell'altro nella vita. Però ecco, Kyoko Kaneko ci dice: attenzione, l'angoscia la conosciamo, ma quello che ci divide dalla meta non è una strada spesso irta di ostacoli, più che altro è la paura. Perché se una persona si blocca già solo alla paura di partire, quel viaggio non lo intraprenderà mai. Se quel viaggio non lo si intraprende, sicuramente ci sarà il fallimento, sicuramente non si arriverà mai alla destinazione, alla meta. Sicuramente quel sogno resterà il sogno della bambina. Quante bambine sognano di diventare ballerine? Ma quante si iscrivono poi a danza? Quante hanno la perseveranza di studiare ore e ore e ore, anche quando si è stanchi, anche quando si pensa di non potercela far più? Il mondo, soprattutto in certi ambienti, in certi ambiti, in certi lavori, più sono importanti i lavori, più ci sono poche opportunità di riuscire. E alla fine chi è che vince? Il migliore. Vince quello che è perseverante, vince quello che, nonostante abbia paura, continua ad andare avanti, nonostante ci siano problemi, continua ad andare avanti, nonostante prenda metaforicamente mazzate nella schiena, colpi nella schiena, gli si piegano le gambe, ma continua ad alzarsi e ad andare avanti. Ecco, Kyoko Kaneko ci dice questo, ci dice che la vita è fatta anche di queste angosce, anche di questa paura. La frustrazione e la paura del viaggio però devono essere un motore, una spinta. Guardate i colori sono vivaci, eppure nonostante utilizzi dei colori molto forti e vivaci, l'artista li rende tenui sui suoi supporti. Questo che cosa significa? Che ci dice, certo, quei colori vivaci sono le difficoltà. L'artista non ci dice che non esistono difficoltà, non ci dice partite perché tanto andrà tutto bene. No, quelle sono stereotipi, non è vero che andrà tutto bene, non è detto che andrà tutto bene, ma l'importante nella vita è tentare, perché la persona che fallisce certamente è quello che non ha mai tentato. La persona che fallisce certamente è la persona che si fa inibidire, si fa bloccare, si fa schematizzare, chiudere, bloccare da quella che è la paura. Quante persone vivono delle vite solo perché i genitori sostenevano che era fare un certo tipo di studi, era il percorso, o intraprendere un certo percorso era la via migliore per vivere bene. Ma noi non siamo tutti uguali, le persone non sono uguali ai genitori, fratello e fratello sono persone distinte, con passioni diverse, ambizioni diverse, aspirazioni diverse. Ciò che fa stare bene me non può far stare bene mio figlio. Forse sì, non è detto che sia escluso, ma non è detto che sia uguale, non siamo tutti uguali, ogni persona è una persona a sé. Kyoko Kaneko ci dice proprio questo, ognuna di quelle figurazioni sono persone con mondi diversi, con peculiarità diverse, con anime diversi, con modi di punti di vista diversi nel mondo. Kyoko Kaneko ci dice, noi siamo queste figurazioni, e la paura, l'angoscia del viaggio è una paura che abbraccia tutti, che tutti prima o poi nella vita abbiamo provato o proveremo, ma ci dice anche, la meta c'è, è quella mappa dietro, è quella mappa di città, basta solo cercare il punto esatto e cominciare ad adoperarci, cominciare il viaggio, perché solo chi comincia il viaggio potrà mai arrivare alla fine.
Gioco Kaneko. Io vi ringrazio dell'attenzione, saluto il Giappone dall'Italia e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Thank you.